Abbiamo intervistato l'onorevole Pippo Gianni già a luglio e la nostra intervista va in rete sulla denuncia fatta da lui alla Procura della Repubblica riguardo alla mancata applicazione di una legge che porta il suo nome, legge regionale, potenziamento dell'ospedale Miscatello, la legge sull'amianto, eccetera. A che punto siamo con questa denuncia penale? Cioè, voglio dire, la magistratura dovrebbe, non so, muovere il culo, scusando l'espressione. Devo dire che proprio una decina di giorni fa ho chiesto con il mio avvocato, in base all'articolo 385, che notizie sull'andamento delle indagini. Nella quella denuncia ho reiterato la mia richiesta, ho chiesto di essere sentito con la persona informata dei fatti, perché io ho fatto la legge, io ho fatto le cose, questa legge è stata mortificata, hanno tolto i 21 milioni che avevo messo per fare il cosiddetto cronoprogramma, hanno tolto anche i 21 milioni che avevo messo per fare la discarica con l'inertizzatore. Che cos'è l'inertizzatore? Questo amianto, se non viene inertizzato, è sempre un elemento pericoloso. Con la inertizzazione non solo gli finisce la pericolosità, ma addirittura quello che viene inertizzato può essere anche recuperato e utilizzato. Con la possibilità di far lavorare 30-40 mila persone in Sicilia, con la possibilità di evitare un mare di gente infettata dall'amianto che è destinata a morire fra atroci dolori. Io vorrei fare un'ultima domanda. Sì. Ma i cittadini, uno come me, per esempio, cittadino di Augusta o altri cittadini che ha lavorato a Chiena della Trastevere, per sapere qualche cosa deve andare a Siena a farsi i controlli. Ecco, con un grave danno economico per la famiglia che deve accompagnarti, ma anche di più per l'ASP e per la regione siciliana che deve spendere alla regione toscana. Esatto. Ancora una domanda, ma i cittadini di Augusta possono replicare la denuncia di Poggiani alla procura? Ad esempio, certo, io potrei fare la denuncia, che cosa devo fare? Possono fare, aderire alla mia denuncia, e gli hanno lasciato anche una copia, sì, tutti, sì, sì. La prendono, la sottoscrivono, la polizia, poi i carabinieri oppure direttamente alla procura. Ma personalmente, brevi mani. Anche attraverso gli avvocati, ci sono tanti avvocati. Vabbè. Quindi i cittadini di Augusta sono avvertiti.